vede, si vede come noi, io riesco a entrare in casa mia tranquilla, con la mia chiave, e certo mi guardo sempre intorno perché un po' di paura ce l'ho. Dopo la stretta sulla sicurezza, qualcosa nel quartiere di Saione, a pochi passi dal centro storico aretino, sembra essere cambiato, soprattutto dopo il 13 agosto, quando nel parco dietro alla stazione di Arezzo si è accesa una maxirissa, culminata poi in via Piave, e per la quale sono finiti in manette 5 uomini di origine nigeriana. L'ordinanza anti-alcol e l'intervento di manutenzione straordinaria dell'amministrazione comunale sulle aree verdi di Campo di Marte e soprattutto l'inasprimento dei controlli delle forze dell'ordine, addirittura con l'arrivo di agenti provenienti da Firenze, sono le misure messe in campo sino ad adesso. Le forze dell'ordine, ci stanno i carabinieri, polizia municipale che girano tutto il giorno, è giusto così che la gente si sente più tranquilla, perciò sì, quando vado la sera a casa è quasi non c'è anima. Non c'è proprio un'anima. Nel corso della scorsa settimana sono finiti in manette 5 pusher, 4 colti in flagrante tra Campo di Marte e il Parco del Pionta dalle forze dell'ordine. Un quinto spacciatore è stato invece sorpreso poco distante da Saione, in via Romana, con alcuni grammi di hashish, marijuana ed eroina. Io vedo solo che facendo il pendolare la sera quando esco per andare alla stazione e passare a Campo di Marte fossi una famiglia, una donna, o si avrei paura. E non è la prima volta che mi capita anche una ragazza e mi chiede se può venire con me fino al sottopasso della stazione.